tu lo diresti. Benvenuti, grazie di essere presenti, grazie soprattutto al Presidente Prodi e ai tanti ospiti italiani e stranieri di questi tre giorni di Limes. Quando 5 o 6 mesi fa, o forse 7, con Lucio Caracciolo abbiamo cercato di pensare a quello che poteva essere il tema del terzo festival di Limes, è venuto immediato di andare a ragionare, a riflettere sul monito di Papa Francesco, la terza guerra mondiale a pezzi. Assumendo però questa ricerca e questa riflessione non soltanto come volontà o soffermandosi sui segni più evidenti, i fronti più evidenti della guerra, ma invece andando a cercare le soglie diverse di conflitto, andando a cercare, come dire, dove si misurano quelle faglie profonde. Ci sono fuori e poi nella sala a fianco delle straordinarie carte di Laura Canali. Vi consiglio di fermarvi a guardarle in questi tre giorni, perché danno una spiegazione immediata e non conformista di quello che è lo stato di salute da un punto di vista della pace del pianeta. Certo che quando 7 mesi fa abbiamo pensato questo, non credevamo, come dire, di trovarci in una situazione così tesa. E vi dico con grande franchezza che mi piace, anzi ritengo un dovere per tutti noi, ricordare Salvatore Failla e Fausto Piano, due italiani che sono stati assassinati in Libia. Partiamo da questo, come partiamo che da oltre un mese c'è un striscione giallo sul palazzo, da oltre un mese non sappiamo nulla della bestiale morte di Giulio Regini e vogliamo continuare a chiedere verità in questo senso. E siamo al tempo stesso felici, davvero, come diamo le condoglianze alle famiglie degli altri due tecnici che sono stati liberati. E allora, come sempre ci è capitato, mi è capitato di dire in questa sala, noi tante volte avvertiamo un sentimento di impotenza, di assenza di informazioni, di scoraggiamento. Allora penso che il compito della cultura, di una cultura responsabile,
sia invece quello di dare strumenti, di contrapporre alla paura la parola, sapendo che talvolta le parole possono produrre, come dire, in altri paura. Vedete, io mi scuso straordinariamente della coda che avete fatto. Mi chiederei che nei prossimi giorni i sistemi di sicurezza non ostacolassero la presenza a questi 3 giorni che permettono, come dire, di avere uno sguardo importante, di acquisire degli strumenti. E io ringrazio davvero l'insieme delle forze dell'ordine, Polizia Municipale, che ci hanno aiutato e che, come dire, garantiscono di tutti noi. Però questo dà il senso, pensateci, di quanto è importante la circolazione delle idee, di quanto è importante continuare ad avere la parola, di quanto è importante uscire dai conformismi, da quelle informazioni che si susseguono, informazioni ma che non producono conoscenza. Ecco, allora, come dire, il palazzo di oggi è un po' il simbolo della difesa di una parola. Voi sapete che in questi anni ho cercato di far sì che Palazzo Ducale fosse il palazzo più aperto della città. Tutti conoscono questo palazzo. In decine di migliaia, anzi in centinaia di migliaia l'hanno frequentato. Noi oggi viviamo un momento difficile, ma dobbiamo pensare che questo è il palazzo aperto della città. E vi chiedo, insieme alla città, di essere presenti in questi 3 giorni per dare il senso, come dire, che c'è una sicurezza formale, ma c'è una sicurezza sostanziale, che è quella della dimensione della cittadinanza. E noi in questi 3 giorni vogliamo esprimere cittadinanza. Grazie di essere qui. A Lucio Caracciolo. Grazie Luca, buonasera, benvenuti al 3° Festival di Limes, che abbiamo il piacere quest'anno di inaugurare con il presidente Romano Prodi, che ringrazio di cuore di avere accettato il nostro invito. D'altronde con il presidente Prodi abbiamo una lunga storia di amicizia e di collaborazione. Ricordo la sua prima presenza al primo convegno di Limes ormai più di 20 anni fa a Venezia, si parlava di Balcani. Oggi, rispetto a quegli anni, probabilmente, anzi senza probabilmente, la situazione del mondo si è fatta più complessa e il titolo, piuttosto angoscioso, lo ammetto, che abbiamo scelto per questo nostro incontro, che è un plagio di un intervento ripetuto del Pontefice sulla Terza Guerra Mondiale, con l'aggiunta di un punto interrogativo, perché vogliamo problematizzare questa tesi. Questo titolo credo che va inteso non come una sorta di dichiarazione, ma al contrario, come un tentativo di aprire gli occhi su un mondo che sta cambiando, perché io credo mai nella storia recente si sono avute contemporaneamente tante crisi aperte, crisi geopolitiche, nel contesto di una crisi economica globale dove scarseggia la domanda, c'è troppo risparmio e troppi pochi investimenti, nel contesto di una crisi politica, di legittimazione della politica. E attenzione, questo non riguarda solamente il nostro paese, non riguarda solamente l'Europa, abbiamo visto in queste settimane che riguarda la prima democrazia del mondo, riguarda gli Stati Uniti d'America, dove appaiono all'orizzonte candidati francamente improbabili in un contesto di democrazia occidentale. Ma quello che faremo, approfittando della autorevole presenza del presidente Prodi, è di scandagliare con lui alcuni di questi pezzi di guerra mondiale che sono rappresentati nella carta disegnata da Laura Canali alle mie spalle e che rappresenta una bipartizione del mondo fra l'area dell'ordine e l'area del caos. E come vedete da questa carta, l'Italia si trova alla frontiera tra ordine e caos, è l'avamposto dell'ordine, se volete la retrovia del caos, ma certamente è un paese di prima linea.
rispetto ad esempio alle crisi nordafricane e alla crisi russo-europea. C'è qui poi, come sapete, una mostra delle carte di Limes che inaugureremo subito dopo il nostro incontro, e vi ricordo anche che alle 21 avremo l'opportunità di incontrare due testimoni di guerra, due esponenti del mondo siriano e del mondo iracheno, che ci racconteranno dal vivo che cos'è quel pezzo di guerra mondiale. Ma io comincerei, Romano, se sei d'accordo, dall'attualità, e cioè dalla Libia. Luca Borzani ha ricordato le notizie tragiche, per fortuna quelle più incoraggianti di oggi, ma il punto è: dove stiamo andando e soprattutto sappiamo dove vogliamo andare in Libia? No, perché siccome non sapevamo dove andavamo quando è cominciata la guerra, è difficile saperla adesso, perché la guerra di Libia è stato per me un elemento impressionante, perché naturalmente l'Italia e io nella mia attività avevo avuto intensi rapporti con la Libia, e Gheddafi, dopo essere stato il troublemaker, cioè quello che ha creato tragedie e incidenti in tutto il sub-Sahara, era passato in una fase diversa della sua vita e della sua politica, cioè aveva cominciato a pagare i riscatti per gli atti terroristici compiuti, anche per quelli compiuti non da libici, tra l'altro, per rientrare nella comunità internazionale. E teniamoci, era rimasto un dittatore duro all'interno, sia chiaro, ma dal punto di vista della sua politica estera si era trasformato da un tessitore di guerra nell'aspirazione di diventare il re dell'Africa, sostanzialmente. Questa era la sua ambizione. Pensate che l'Africa, che la Libia con 5 milioni di abitanti che aveva allora, finanziava il 25% dell'Unione Africana, di 1 miliardo di abitanti dell'Africa. Questo era il suo impegno, la sua ambizione. Aveva tutte quelle tute con la carta africana sopra, no? E in quel momento viene attaccata la guerra, senza sapere che cosa poi sarebbe successo. E la Francia è stato il condensatore di questa azione bellica, con la Gran Bretagna, seguita in modo incomprensibile dall'Italia, perché non avevo mai visto un paese che fa una guerra contro se stesso, insomma, no? La guerra si è rivelata quella che pensavo si sarebbe rivelata conoscendo la Libia, paese completamente diviso, tenuto fermo dalla mano dura di Gheddafi, senza avere una prospettiva futura, sarebbe scoppiato, ed è scoppiato. Era prevedibilissimo anche la ondata degli emigranti verso di noi, perché nella mia esperienza quante volte Gheddafi mi aveva minacciato di mandarmi dei barconi di emigranti. Non li ha mai mandati, perché si trattava, c'era un rispetto e c'era una doudessa, anche come avviene in politica, no? Ma una volta, evidentemente, col caos in Libia, gli emigranti sono arrivati in quantità enorme, e ancor più ne arriveranno in futuro se la situazione rimane com'è, perché la demografia del sub-Sahara è impressionante. Mi diceva il presidente del Niger, la nostra popolazione raddoppierà in meno di 18 anni, e quindi o voi provvedete con una politica africana diversa da quella fatta finora, oppure arriveranno tutti da voi. Questa è la situazione. E la Libia, e la Siria da un lato, la Libia dall'altro, impediscono che si possa procedere a gestire
questo grande movimento, che ci sarà anche in futuro, ripeto, ma che in situazioni normale è gestibile, in questa situazione non lo è gestibile. Detto questo, cominciata questa guerra, si è verificato quello che si verifica in questi casi. Si oglie l'esercito di Gheddafi, l'esercito era fatto di, in gran parte di uomini del deserto, di mercenari, come si dice in questi casi, si scioglie, non arriva più la mercede e i soldati fanno quello che hanno sempre fatto i mercenari non pagati, prendono quello che c'è. Cosa c'era? Armi, armi, armi. E allora è cominciato questa incredibile infezione di armi dalla Libia. Quando ero in Chad, gli esperti dell'ONU mi parlavano di 4 milioni di Kalashnikov. Mettete pur che fosse 1 milione invece di 4. Capite che cosa vuol dire, oltre ai razzi, oltre alle altre armi. E in tutta questa zona è cominciata la grande anarchia. I migranti, il commercio dei migranti, commercio di droga, dagli stati fantocci del Golfo della Guinea, la droga che attraverso il deserto arriva da noi, ogni forma di illegalità, lotte tribali e adesso il difficile tentativo di ricomposizione di un governo fatto sia dal governo di Tripoli che dal governo di Tobruk. Una composizione difficile con parlamenti in cui la frequenza dei parlamentari è pressoché inesistente, i governi vengono fatti con delle riserve enormi, non è ancora stato fatto un governo unitario. Se anche ci fosse un governo unitario tra questi due paesi, escludendo le principali tribù che sono i veri dialoganti col popolo libico, ci sarebbe sempre una situazione estremamente traballante. Intervenire in questa circostanza vuol dire diventare i nemici di tutto il popolo libico che si unisce contro colui che la invade. Ultima osservazione. Scusate, ma una guerra di terra in queste circostanze richiederebbe una quantità di persone enorme. Mi è venuto in questi giorni, leggendo, mi hanno fatto vedere il dialogo fra Giolitti, un secolo fa circa, un po' più di un secolo fa, c'era Giolitti, il capo di Stato Maggiore, di cui non mi ricordo il nome, che gli dice: dobbiamo andare in Libia, c'è 1 milione di abitanti, quindi occorrono 100.000 soldati. E Giolitti, in dialetto piemontese, e non so parlare in dialetto piemontese, risponde: facciamo 200.000, e non se ne parli più. Cioè, attenzione ai discorsi che si fanno sui 3.000, 4.000, 5.000 soldati. Ecco, questo è quello che io ritengo essere il quadro che ci deve rendere attenti a ogni intervento militare in Libia. Cioè, non vorrei che fosse il discorso vai avanti tu, che a me scoppia da ridere. Ecco, questo è il serio problema, no? Per il nostro paese. E quindi il senso della responsabilità, pronti a un discorso di pace, di ricostruzione del paese, ma quando c'è una situazione che permette questo, quando noi siamo andati in Libano abbiamo affrontato un sacrificio fortissimo, ma perché ce lo chiedevano tutte le parti in causa. Me l'ha chiesto Israele, me l'ha chiesto lo Stato palestinese, me l'hanno chiesto i libanesi. Allora qui abbiamo preservato, facendo credo un'opera assolutamente meritoria, un pezzo di pace nel Mediterraneo. Se non si verificano queste condizioni, attenzione che è un atto di guerra a cui viene risposto con un atto di guerra. Sì, quando tu dicevi vai avanti tu che mi viene da ridere, mi permetto di interpretarlo come una frase che probabilmente è stata, se non detta, pensata dal presidente americano rivolta al presidente italiano quando si sono incontrati recentemente, e il nostro governo ha sempre insistito sul fatto che questa missione in Libia sarebbe sotto comando italiano. A me riesce difficile immaginare gli uomini delle forze speciali americane o francesi sottostare a un generale italiano, ma siamo ottimisti e quindi immaginiamo che questo sia possibile. Ma se noi finiamo dentro questo teatro,
finiamo in un teatro, come tu dicevi, Presidente, in cui sostanzialmente non ci sono fronti, ci sono centinaia di milizie, c'è soprattutto una criminalità diffusa, organizzata, anche perché, diciamo la verità, non ci sono alternative economiche al Kalashnikov. Gheddafi impiegava il 70% della popolazione libica in funzionariato pubblico, evidentemente non facevano granché, ma era un modo per distribuire la rendita energetica alla popolazione e tenersela più o meno buona. Adesso la notizia pare che stiano finendo i fondi della Banca Centrale Libica, quelli attraverso i quali veniva garantito quel minimo di stabilità instabile in alcune parti della Libia. Perché stanno finendo questi soldi? Perché la Libia non esporta più o quasi petrolio, siamo sotto i 200.000 barili al giorno e questo vuol dire che la rendita energetica si sta esaurendo. Allora siamo di fronte al rischio di una guerra in cui forze speciali, intelligence di diversi paesi si mettono sul terreno per preservare i loro asset senza che vi sia una strategia comune. Ma la domanda che la gente si fa, o almeno che io sento ogni tanto fare, è: d'accordo, però bisogna pure fare qualcosa. Che cosa? Sai, alla domanda che bisogna pur fare qualcosa, io non rispondo mai, insomma. Dimmi che cosa fai se devi fare qualcosa, perché se no diventa una cosa peggiore. Quello che hai detto tu adesso, perché non si sa molto di questo, ma la vita delle varie fazioni libiche è stata in questi mesi possibile, perché ciascuno si deve chiedere ma come vivono, perché un'unica autorità è stata accettata in Libia, un e mezzo, cioè la banca centrale, perché distribuiva soldi a tutti, e la National Oil Company, perché permetteva la distribuzione dei soldi. Ora siamo arrivati sotto un quinto della produzione petrolifera, probabilmente, come hai detto tu, questa fonte si dissecca e io credo che questo porterà a ulteriori tensioni, come potrebbe portare a una maggiore ragionevolezza o a una maggiore disperazione quando arrivano queste circostanze, perché finora in Libia non si sono verificati episodi diffusi di carestia, di fame, di questi episodi che accompagnano di solito i fatti di guerra, proprio perché permaneva, anche se ridotto, una distribuzione di risorse nell'ambito del territorio. Adesso, se questo viene a meno, evidentemente da un lato ci sarà chi è spinto a avere rapporti, se vogliamo, meno conflittuali per andare oltre questa vicenda, ma è anche possibile che ci siano atti di disperazione, quindi di maggiore anarchia e di maggiore forze centrifughe nell'ambito del paese. Difficilissimo da prevedere, ma siamo arrivati, come dicevi tu, al punto in cui le risorse interne mancano. Allarghiamo lo sguardo nel Mediterraneo e purtroppo la situazione non migliora, anzi peggiora, perché volevo concentrarmi adesso sullo scenario Siria-Iraq, o meglio su quello che resta della Siria e dell'Iraq, e sul famoso, famigerato, fin troppo noto Stato Islamico che domina in alcune parti di quel territorio. Questa guerra ha prodotto già più di 300.000 morti, parlo in particolare della guerra civile siriana, milioni e milioni di sfollati, e poi magari tratteremo questo capitolo a parte, una pressione migratoria formidabile verso l'Europa. Recentemente i russi sono intervenuti in Siria per varie ragioni, una delle quali era quella di mantenere un piede in Medio Oriente. Il quadro dopo questo intervento è cambiato, si è finalmente raggiunta una fragile ma comunque significativa tregua in Siria che segna forse una inversione di tendenza. Certo che qui si concentra in questo momento uno dei pezzi di guerra mondiale più sanguinoso, più cruento e anche potenzialmente più pericoloso, perché come si vede da questa carta coinvolge tutte le potenze regionali dell'area, quindi parlo dell'Iran, dell'Arabia Saudita, della Turchia
e naturalmente gli europei, i russi e gli americani che hanno, diciamo, i loro uomini sul terreno. Presidente, che cosa lei pensa possa accadere ancora in questo teatro e che cosa l'intervento russo, secondo lei, ha cambiato? Ha cambiato i rapporti di forza, perché la situazione era assolutamente asimmetrica, no? I russi alleati con Assad e contro l'ISIS, gli americani contro Assad e contro l'ISIS. Per battere l'ISIS indispensabile l'esercito di Assad, perché era l'unico scassato finché volete, ma che era sul terreno. Premessa, accanto a questo, negli Stati Uniti nemmeno Trump è disposto a mandare truppe all'estero. Siamo nella situazione in cui la più grande potenza del mondo, che resta di gran lunga la più grande potenza del mondo, nessuno più vuole vedere tornare cadaveri a casa. E questo è comprensibilissimo dopo quello che è successo nell'Iran e quello che è successo in Afghanistan. Conclusione, a questo punto o si usa l'esercito di Assad o il più grande nemico di tutti non può essere vinto. Quindi o c'è un accordo fra russi e americani oppure il problema non si risolve. È un anno che ripeto continuamente questo salmo: o c'è un accordo fra russi e americani o non c'è niente da fare, perché questo, un accordo forte, può in qualche modo, non dico mettere la pace, ma sopire in qualche modo le tensioni di Turchia, Arabia Saudita, fare un po' dormire il problema curdo, che altrimenti emergono con assoluta impossibilità di essere in qualche modo controllate. E qui io non sono nelle ultime settimane del tutto pessimista, perché qualche accenno di questo dialogo, con tutte contraddizioni, con tutti i problemi, è cominciato a venire. Ed è un dialogo naturalmente che non può essere, il problema serio, difficile, che questo dialogo non può essere limitato alla Siria, deve comprendere quello che è ora il conflitto più denso di tensioni politiche anche interne agli Stati Uniti, che è il caso ucraino. Ecco, questo è, se non c'è questo dialogo, se non c'è un dialogo, se non c'è in qualche modo un compromesso, il problema del Medio Oriente non può che aggravarsi. E non può che aggravarsi con tutti i problemi che noi abbiamo, insomma, no? Pensate al problema delle migrazioni che hai toccato tu prima. Dico, ma c'è un Consiglio europeo, cos'è, lunedì o martedì, mi sembra, un Consiglio europeo su questo dramma delle migrazioni. Ma vi rendete conto che in questi giorni premono decine di migliaia di persone dal confine greco verso la Macedonia? Ma la Macedonia, poveretti, non hanno gli occhi da piangere, non voglio dire, bisogna rendersi conto di cos'è questa. Io non lo so cosa possa succedere nei prossimi giorni lì, perché la Grecia non riesce più a tenerli. E viene accusata, se volete giustamente, di non far tutto la burocrazia perfetta che ci vuole in questi casi, ma di fatto è un'ondata enorme, è un'ondata enorme. La Macedonia li contiene e non riesce del tutto a contenerle, perché il paese è quello che è. Io ho anche la sensazione che finiranno col cercare la via dell'Adriatico, ecco. Cioè, quando succedono queste cose, no? Tenendo presente un altro aspetto, che l'unico paese che ha in mano la bomba nucleare in questo momento non sono gli Stati Uniti e la Russia, ma è la Turchia, perché c'ha 2 milioni e 200 mila profughi nel suo territorio, insomma, no? Di fronte a cui l'Europa è assolutamente inermi, no? Quando io sento brontolare o rilascio il fatto che siano dati risorse alla Turchia per questi, dico, ma fatto, se volete, non gradevole, ma del tutto indispensabile, perché questa è la situazione reale
in cui noi viviamo, ma si va sempre a posteriori, no? Quando il problema ti scoppia ci si va addosso. Ma quello che vediamo in questi giorni, conoscendo, ripeto, la forza economica, politica e anche militare di questi stati, noi capiamo che non può continuare così. Questo è il mio, non so cosa tu pensi in materia, perché è quello che mi angoscia in questi giorni. Sì, per quanto riguarda la Turchia, credo che noi dobbiamo fare i conti con una guida che non ha sempre il nostro metro di misura. Parlo del presidente Erdogan, che mi pare abbia un'idea di se stesso e del suo paese piuttosto eccessiva e smisurata. E mi riferisco al fatto che la Turchia ha una responsabilità enorme nella guerra di Siria, perché ha visto nella Siria una sorta, continua a guardare la Siria come se fosse un pezzo di impero ottomano, quindi il Vilayet di Aleppo, poi magari anche guarda l'Iraq e pensa al Vilayet di Mosul e così via. La visione del Presidente della Repubblica Turca è quella che avrebbe potuto avere il sultano o il califfo qualche centinaio di anni fa, o forse anche di più. Questo evidentemente comporta una difficoltà di leggere le mosse turche e porta delle contraddizioni, perché per esempio gli americani appoggiano delle forze curde in Siria contro lo Stato Islamico e dal punto di vista turco questo è assoluto anatema. Non parliamo poi di altri paesi che sono più che presenti in questa guerra, che è una guerra civile, certo, ma mi pare, Presidente, che sia anche forse soprattutto una guerra per procura, in cui tutte... È per questo che dico che c'è l'accordo Stati Uniti e Russia, proprio perché è una guerra per procura, è una proxy war questa, no? E allora, o c'è qualcuno che mette a posto l'Arabia Saudita, la Turchia, eccetera, e allora tutte e due assieme lo possono fare, oppure il problema non si risolve. D'altra parte io ho memorie personali incredibili, no? Quando cominciava la guerra in Iraq, che si stava vedendo, che Putin diceva: se comincia la guerra io sono sotto assedio e non posso non reagire, perché questa guerra è contro di me. Certo. E non lo capivo allora, non credevo fosse un'esasperazione. Allora, ma capisci? Lui... Sì, ma infatti c'è un aspetto interessante che spesso non si vede di questa guerra siriana, è che in parte, fra tutte le altre cose, questa è una guerra civile russa, nel senso che da una parte c'è l'esercito russo che bombarda le postazioni jihadiste, dall'altra parte nello Stato Islamico sono presenti i russi, cioè ceceni, daghestani, caucasici, di religione musulmana ma soprattutto di ideologia jihadista, che combattono lì come combatterebbero o hanno combattuto nel Caucaso o a Mosca quando devono mettere delle bombe e così via. Quindi è una guerra a molte dimensioni. Beh, sai, lì però ce l'è di tutti, ci sono anche dei cinesi. Anche dei cinesi. Ci sono anche dei... Quindi perché la jihad... Spieghiamo perché ci sono anche dei cinesi. Perché in Cina c'è una minoranza di tra i 15 e 20 milioni di musulmani, soprattutto gli uiguri della parte nord-ovest, e con delle tensioni fortissime, spesso con la maggioranza. Va bene che 20 milioni in Cina sono niente, però non sono pochi, ecco. E quindi c'è, ed è questo il problema di questo jihad, di questo, è che sta collezionando tutto il radicalismo del mondo, capite? Questo è il fatto che culturalmente non riesco ancora a capire fino in fondo, no? Se solo religioso, certamente c'è una base religiosa, ma c'è una base di monopolio del radicalismo, no? della protesta mondiale, e questo è evidentemente un aspetto più preoccupante, perché voglio dire, lo chiudi in Siria, va in Libia, lo chiudi in Libia, va in Sahel, cioè ha una terribile mobilità, no? Questo... Certo, ne parlavamo proprio stamattina nell'incontro con le scuole qui al liceo Doria. A mio avviso, non so come la vedi tu, Presidente, bisogna però distinguere tra quello che è il jihadismo in Medio Oriente e quelli che sono gli attentati terroristici in Europa, che sono fatti da europei, cittadini francesi. No, io parlo del jihadismo, del terrorismo che tenta di farsi Stato. Sì, parlo questo proprio, questa parlo è la vera novità di questo. Che esige migliaia di persone, no? Il terrorismo che viene in Europa può essere
può essere un piccolo nucleo di professionisti o comunque di fortemente specializzati, ecco. Parlo delle migliaia appunto che vengono dalla Cina, che vengono anche qualcuno dall'Italia, voglio dire, no? E questo è un fenomeno veramente impressionante, assolutamente impressionante. Sì, pare che ci siano un centinaio di nazionalità rappresentate nello Stato Islamico e questo vi dà le dimensioni del fenomeno e anche le dimensioni dell'attrattività di questa ideologia apocalittica. A proposito di Papa, nei discorsi che il Papa ha fatto recentemente su questo tema, ha tenuto molto a sottolineare il pericolo di un discorso apocalittico e ha parlato non solamente dell'apocalittica jihadista, ma anche di quella di un certo radicalismo cristiano che vorrebbe restaurare il regno di Dio in terra. E lui ha molto insistito sul fatto che questo fenomeno della deriva apocalittica, siamo tutti alla fine del mondo, è qualcosa di pericoloso che va molto al di là delle religioni e purtroppo turba anche delle parti della nostra società e soprattutto della nostra gioventù. Vabbè, non solo la nostra gioventù, quando tu leggi alcune affermazioni di Cruz, del secondo candidato repubblicano, c'è profondamente questo spirito che tu hai chiamato apocalittico, no? Che dico di mescolanza fra missione militare, missione civile, destino. Anche Reagan era un apocalittico. Sì, anche Reagan era un apocalittico, ma era in un periodo in cui poteva anche comandare. Questo, la differenza di oggi è che Reagan alla fine era un attore, no? Questo Cruz è proprio ideologicamente radicale, no? È la parte opposta di quella che è una nostra dottrina liberale, insomma, no? Il nostro atteggiamento in fondo di cercare di capire, democratico, ecco, è proprio l'opposto. Beh, tu ci hai portato all'America e vorrei aprire una parentesi importante su quello che sta succedendo in America, perché come sappiamo fra pochi mesi avremo un nuovo presidente degli Stati Uniti e c'è una evidente insofferenza dell'elettorato americano nei confronti dell'establishment politico. Immagino che nei prossimi giorni, approfittando anche della presenza del mio amico John Halsman, avremo modo di parlare anche di quello che sta accadendo in America, ma vorrei chiederti, Presidente, tu che hai conosciuto diversi presidenti americani, che giudizio dai dell'attuale e quali sono le prospettive visti i candidati che sono oggi in ballo? Ma voglio dire, nei miei ricordi personali, nessuno come Clinton. Io ho fatto 10 G8 nella mia vita e quindi li ho conosciuti proprio tutti. La capacità di aggregazione, di mediazione istintiva, di capire le cose come aveva Clinton, non l'ho mai visto in nessuno. Ecco. La moglie ha una razionalità straordinaria, no? Cioè proprio, quindi mettersi, non ha lo stesso calore di suo marito, ecco, però il problema li conosce, i dossier li studia, li conosce. Noi dicevamo così scherzosamente che era sempre perfetta, ecco, ma ne avevo qualche, mi incuriosiva molto come avrebbe potuto affrontare così razionale, con l'aspetto razionale dominante, una campagna elettorale. Invece lo sta facendo bene, ecco, quindi credo che possa avere delle possibilità di vittoria, anche se, come hai detto tu, l'atmosfera di queste primarie è proprio anti-establishment. Perfino un candidato che si definisce socialista, ma guardate che 5 anni fa uno che si fosse definito socialista negli Stati Uniti lo mettevano in manicomio, eh? E questo ha avuto un'attrazione impressionante. Queste cose sono vuol dire che è una società in ebollizione e in evoluzione fortissima. Tant'è vero che se non ci fosse la legge elettorale che c'è,
Io pensavo che Bloomberg avrebbe potuto avere grosse possibilità di successo, ma c'è una legge elettorale molto complicata che può essere eletto presidente. Per essere presidente non deve avere il numero maggiore di delegati, ma la maggioranza assoluta dei delegati. Quindi se ci sono tre candidati forti non viene eletto nessuno presidente. E allora il presidente viene eletto dal congresso, che non è mai stato nella storia degli Stati Uniti. E questo rende debolissima la candidatura di un outsider forte, no? Perché porterebbe dei precedenti assolutamente fuori programma, ecco, questo mi dicono. Sì, però a questo punto non posso esimermi, Presidente, dal chiederti un giudizio su uno dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti che alcuni hanno assimilato al tuo massimo avversario politico degli ultimi anni, Donald Trump. Io non ho mai lavorato nel mercato immobiliare, quindi non sono... Cioè, dunque, lo è, ma ci fa anche. Cioè, lui è paradossale sempre, no? Perché interpreta e cavalca questo antipolitica americano. Cioè, io l'ho trovato interessante perché pensavo che l'antipolitica fosse solo un fatto europeo di reazione ai problemi nostri, europei, e averla trovata così forte in America mi ha colpito. Dico, lui segue sempre questa opinione pubblica estrema, poi però quando c'è da correggersi, si corregge. Quando ha visto che il suo attacco al Papa gli costava, immediatamente ha detto come non detto, insomma, no? E quindi lo trovo pericolosissimo, imprevedibile, ma meno organicamente dottrinario del suo opponente Cruz, ecco. Tra l'altro della politica estera, voglio dire, ha detto le stesse cose che abbiamo detto tu e io adesso, è una cosa, anche qui, vedete, questo che fa le affermazioni più folli del mondo, poi però quando attacca la guerra in Iraq, attacca la guerra in Libia, fa tutte queste cose, ti dà un'idea di una persona con delle valenze ancora sconosciute. E questo naturalmente è pericolosissimo, perché l'idea che il più potente uomo del mondo sia una persona con questi atteggiamenti preoccupa moltissimo. Ecco, questo è quello che io penso. Certo, riferendoti alla crisi siro-irachena, al Medio Oriente, tu hai fatto riferimento all'intervento russo, all'importanza di questo intervento, e hai fatto riferimento però anche a questa crisi, quella tra Russia e Occidente, che a mio avviso fra tutti i 30 pezzi di guerra che abbiamo cartografato nella Causlandia è il più pericoloso. È il più pericoloso perché vede di fronte la Russia e gli Stati Uniti, cioè le due maggiori potenze nucleari del mondo, e vede anche in prima linea una parte della NATO e dell'Europa, parlo dei paesi che vanno dal Baltico al Mar Nero, che hanno assunto un profilo profondamente russofobo e hanno chiesto agli Stati Uniti e agli europei un profilo molto più duro nei confronti della Russia. Ora, credo che sia importante, Presidente, che tu ci dia un tuo giudizio sulla crisi ucraina e anche su queste divisioni interne alla NATO e all'Europa che si stanno profilando. Ma la crisi ucraina, prima partiamo dalla unica soluzione che ci può essere, un'Ucraina unita che mantiene la propria indipendenza, che non è né nella NATO né sotto la Russia, e con una forte autonomia, con una fortissima autonomia delle zone che parlano russo, che dopo che la Crimea è stata sostanzialmente incorporata sono una minoranza. Meno importante dell'Ucraina stessa. Io ho portato nelle sedi internazionali e con Putin stesso l'esempio della nostra politica seguita dall'Alto Adige, che non dimentichiamo aveva dato all'inizio aspetti di terrorismo e così via,
e che è stata affrontata con la saggezza con cui si affrontano questi problemi in anticipo rispetto alla possibilità che divenisse un fatto tragico. Non gli ho detto quanto costa, ma va bene. Questo è l'unico punto di arrivo possibile. La situazione adesso è diventata però molto avvelenata, cioè proprio, anzi, l'Ucraina secondo me il veleno che si attacca a tutte le altre zone. Perché? Perché c'è questa tensione fortissima dei paesi baltici e adesso si aiuta la Polonia. La Polonia che con il cambiamento di governo, con l'arrivo sostanzialmente di Kaczynski di nuovo al potere, è ritornato antirusso in un modo terribile, no? Ha avuto l'esperienza di quando anni fa la signora Merkel mi chiese di in un momento di tensione forte per il primo gasdotto del nord di parlare con i polacchi. Ho passato 2 giorni di colloquio con i gemelli, allora uno dei due non era ancora morto in incidente stradale, e ti assicuro che la violenza del linguaggio antirusso e antitedesco era impressionante proprio. Cioè, mi trovavo a disagio nell'ascolto di questo. Ora, questi sentimenti sono molto complicati, no? La grandezza dell'Europa è stata proprio di essere riuscita a ammorbidire, a cancellare queste tragedie del passato, no? E non c'è in questo momento nessuno che capisce che se non si cancellano queste cose non si va più avanti, no? E nello stesso tempo, tu parlavi delle sanzioni, certamente che riesce molto più facile per gli americani imporre le sanzioni quando non ci rimettono assolutamente nulla, e invece gli europei che ne soffrono fortemente. Qui c'è un'asimmetria che è estremamente pesante, l'asimmetria che però in Polonia, nei paesi baltici non interessa nulla perché è molto più forte il sentimento antirusso. Il fatto interessante è stata la Germania, che ci rimette fortemente, ma che ha spinto avanti queste sanzioni, anche perché coincideva con il momento in cui gli Stati Uniti hanno riconosciuto questa specie di sigillo di maggior forza della Germania rispetto agli altri paesi europei, cioè una specie di primazia alla Germania da parte degli Stati Uniti, cosa che potrebbe essere un poco importante, ma il presidente americano per tradizione si rivolgeva sempre al primo ministro britannico, e negli ultimi anni i contatti con l'Europa sono sempre stati fra Obama e la Merkel, e questo passaggio indubbiamente ha fatto sì che nel caso ucraino per un periodo di tempo la Germania abbia fedelmente seguito l'impronta americana, con un cambiamento però impressionante sul raddoppio del gasdotto, in cui in piene sanzioni, con la Germania che guida le sanzioni, fa con la Russia il più grande accordo di investimento comune che sia mai stato fatto negli ultimi anni nella storia europea. Non solo, ma che condiziona tutta la politica futura europea, perché se questo verrà fatto come sembra, l'energia russa passerà tutta dalla Germania, e quindi noi dipendiamo. Importeremo dalla Germania. Dalla Germania, e quindi noi importiamo l'energia dalla Germania nel futuro, con ancora un aspetto ancora più piramidale del discorso europeo. Per questo io 1000 volte mi sono scagliato contro questo, perché questo non è ammissibile. Non è ammissibile, no? E ho parlato direttamente anche con Putin e mi dice: ma io non mi fido dell'Ucraina, dei gasdotti che passano attraverso l'Ucraina. Devo dire che buone ragioni là, perché da Presidente della Commissione Europea mi sono trovato 2 volte a Kiev perché spillavano il gas dai tubi, e quando si spilla il gas dai tubi
non lo fa un cittadino qualunque, di solito lo fa il governo, no? E quindi siamo trovati di fronte a queste cose. Putin dice, allora la mia proposta che avevo fatto e su cui tutti erano d'accordo, benissimo, abbiamo un problema di questo genere, abbiamo bisogno di garanzie, facciamo una società, un terzo Europa, un terzo Russia, un terzo Ucraina, che gestisce i tubi che passano attraverso l'Ucraina. Tutti hanno detto, ecco, questo garantisce, 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 e poi invece questo non viene fatto e viene fatto il gasdotto russo-tedesco. Ecco, queste sono cose che mi preoccupano moltissimo, sia a livello internazionale, sia come conseguenze sull'Europa e anche, permettetemi di dire, come cittadino italiano, come ha detto Caracciolo prima, noi riceveremo il gas, compreremo il gas russo dalla Germania. Sì, ricordo che qualche settimana fa, parlando con un dirigente tedesco e chiedendogli di questa brillante operazione gasiera, lui mi ha risposto con una parola sola, Realpolitik. Insomma, i tedeschi fanno un po' anche i finti tonti ogni tanto, d'altronde basta vedere anche il modo in cui gestiscono le sanzioni, che è un modo forse più allegro e più italiano del modo in cui lo facciamo noi. Ma però vorrei chiederti, Presidente, visto che tu hai una buona conoscenza, un buon rapporto con il Presidente russo, come lui vede noi? Non lo so, perché mi sono sempre guardato di parlare dell'Italia. No, noi europei. Diciamo. Ah, noi europei. Ebbene, lì sono stati i miei discorsi più appassionati, perché quello che ho sempre detto a Putin e che ho scritto varie volte, tu non potrai mai modernizzare la Russia se non hai uno stretto rapporto con l'Europa. Io nella conferenza stampa ho detto, noi siamo come whisky and soda, e lui mi ha detto no, vodka e caviale, che sono tutti e due prodotti russi. Dico vabbè, insomma, noi abbiamo bisogno dell'energia russa e delle risorse naturali per avere la sicurezza europea. Lui, senza un rapporto stretto con la ricerca applicata, l'industria europea, non potrà mai modernizzare la Russia. A tutt'oggi, dopo tanti anni, il 70% delle sue esportazioni è gas e petrolio. Non può essere un paese moderno questo, con la grandezza intellettuale, con la struttura culturale che ha la Russia. Quindi io ritengo fortemente che sia necessario un serio rapporto con la Russia, che non implica assolutamente nessun discorso di distacco dagli Stati Uniti, che non implica niente, ma un rapporto costruttivo, perché è una sinergia di cui abbiamo bisogno entrambi. E allora l'ultimo atto del mio governo, proprio l'ultimo giorno del mio governo, era votai insieme a Germania e Francia contro l'estensione della NATO a Georgia e Ucraina, proprio perché certi rapporti con la Russia devono essere mantenuti con la serenità e la fiducia reciproca che non ci sarà nessuna invadenza né da un lato né dall'altro. Questo è quello che io vedo, quindi un rapporto costruttivo di dipendenza e di forza reciproca, ma che economicamente è indispensabile sia alla Russia che all'Europa. Quello che dissi con tranquillità a Putin è, se non lo fai con noi lo devi fare con la Cina. La Russia da sola non può modernizzarsi. Allarghiamo lo sguardo, per poi concludere sull'Europa, anche alla Cina, un paese che tu frequenti e conosci molto bene. Nella nostra disamina dei pezzi di guerra mondiale abbiamo puntato il focus anche su una non guerra, ma su un'area di tensione molto forte, che è l'area dei mari cinesi. Mari cinesi contesi da tutte le potenze litoranee, in particolare fra Cina, Giappone, Vietnam, Corea del Sud, che sono dei mari fondamentali dal punto di vista dei commerci marittimi, dal punto di vista del rifornimento energetico delle economie dell'Estremo Oriente e dal punto di vista della commercializzazione dei prodotti fabbricati in Cina, in Giappone o altrove verso i mercati del mondo.
Adesso abbiamo in Cina una leadership nuova da un paio d'anni, il presidente Xi Jinping, che è impegnato sul fronte interno in un giro di vite che non so come potrà andare a finire, sulla corruzione, contro la corruzione del sistema, ma certamente la Cina di oggi non è quella di un paio d'anni fa. Volevo chiederti, Presidente, come vedi tu questo gigante in ascesa, ma anche gigante in difficoltà e alle prese con delle lotte intestine piuttosto robuste? Ma distinguiamo fra il presente, il futuro, la politica estera e la politica interna, no? Vediamo, prima di tutto, i cinesi continuano un po' perverso, un po' seriamente a definirsi paesi in via di sviluppo, cioè in poche parole loro sono ancora concentrati nel rafforzamento del paese e non hanno il discorso di diventare potenza mondiale. Loro, che si esprime oggi, intendiamoci, no? Loro guardano moltissimo verso il futuro. La loro politica estera è stata soprattutto quella di assicurare alla Cina il cibo, l'energia e le materie prime di cui ha bisogno, perché la Cina ha il 6-7% delle terre arate del mondo e ha il 20% della popolazione del mondo, quindi ha bisogno di importare cibo e così possiamo fare il discorso sulle energie e sulle materie prime per la sua industria, no? È totalmente diverso come potenza dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono sostanzialmente autosufficienti in tutto, la Cina non lo è, no? Perché 5 volte la popolazione americana, lo stesso prodotto nazionale loro degli Stati Uniti, ma 5 volte di più di popolazione, quindi pro capite 1/5. Allora hanno ancora questo orizzonte, quindi i politologi vedono giustamente il futuro come una lotta fra Atene e Sparta, no? La potenza ascendente e la potenza stabilizzata. Oggi ancora questo non si è materializzato, per cui tutti parliamo delle tensioni del Pacifico, e le tensioni sono in Medio Oriente e sono in Europa, no? Di questa strana. E la Cina inoltre politica di grande diffidenza per gli Stati Uniti, ma qui c'è proprio Freud, odio e amo, per cui i figli dell'establishment studiano tutti gli Stati Uniti, il denaro viene esportato negli Stati Uniti, c'è questa incredibile ambiguità nella classe dirigente cinese. Xi che cosa ha fatto l'ultimo presidente? Adesso vado in Cina dopodomani, sta cominciando domani proprio il congresso, il grande congresso, quello che fanno ogni anno a marzo con i 3.000 delegati che ratificano le decisioni del partito, quindi si capirà qualcosa di più. Ma Xi ha estremamente rafforzato il proprio potere, il potere centrale, no? Il potere centrale. E anche con delle forti ragioni, perché c'erano forti centrifughe, il caso di Bo Xilai, c'erano tensioni di questo tipo. Ha riformato l'esercito, riducendolo fortissimamente di numero, dividendo le regioni in modo diverso, controllandolo assai di più, è intervenuto in questa enorme lotta contro la corruzione e credo che sia uno dei problemi impressionanti, perché vi posso assicurare che sono talmente cambiati i consumi, i pranzi di gala, cambiato tutto. Ed è una lotta contro la corruzione che ha degli aspetti assolutamente indispensabili, perché è assolutamente indispensabile, perché è arrivata a dei livelli in cui non si sarebbe retto più il paese, ma quando ci sono questi tipi di cambiamenti voi capite che non possono mancare le tensioni e i problemi. Allora questo comporta un cambiamento nel ruolo delle imprese pubbliche, dove si annidava la corruzione, e nel ruolo delle leadership delle province, che sono state prese più sotto controllo. Per cui io do almeno
quando volevo sintetizzare qual è la differenza, che proprio una definizione sintetica della Cina, io dicevo che è l'inverso del gattopardo, no? A Palermo tutto doveva cambiare perché tutto rimanesse uguale, in Cina tutto deve rimanere fermo perché la società possa cambiare, no? Perché 1.400.000.000 di persone, per le diversità, le diverse province. E quindi quando io giudico la Cina vedo questo terrore che loro hanno di una società che possa in qualche modo sfrangiarsi nell'autorità, no? E che è quello che ogni leader cinese vede con grande terrore. Poi però la società sotto cambia perché alla fine si pubblica poco, ma si sa tutto, con i telefonini ti arrivano tutte le più strane notizie in anticipo, no? Quindi è un momento veramente particolare della società cinese. Dal punto di vista economico è veramente un passaggio difficilissimo, perché la Cina sono cresciuti enormemente i salari, non può più produrre le cose di basso costo per tutto il mondo, che vanno in Vietnam, vanno in Indonesia, vanno in Bangladesh, vanno dappertutto. Però il passaggio al terziario è un passaggio complicato, e quindi la spinta che sta cercando di avere Xi verso l'aumento dei consumi diventa difficile, perché voi non aumentate i consumi se non avete la sanità e le pensioni. Quindi sta succedendo in Cina un cambiamento difficile ai consumi interni che sostituiscono le esportazioni di prima, e proprio perché la gente continua a risparmiare, continua ad avere paura del futuro e continua a risparmiare. Quindi questo poi mi lega a una grande paura che ho sull'economia mondiale, in cui per tanti motivi non è il problema dell'eccesso di capacità produttiva e della scarsità dei consumi sta diventando un problema di tutto il mondo. Però, finisco con questo, la produzione industriale cala molto di più di quello che noi non pensiamo, ma cresce fortissimo il terziario, devo dire, che va dal turismo ai vari consumi di elettronicizzazione del paese e così via, e quindi credo che verrà mantenuta una certa crescita anche in futuro, ecco. Questo ci introduce a un tema che discuteremo molto in questi tre giorni, che non riguarda guerre in senso militare, ma riguarda guerre economiche, guerre commerciali, guerre finanziarie, guerre monetarie. Siamo in una situazione che alcuni economisti, penso per esempio a un recente articolo di Lawrence Summers, definiscono simile a quella della stagnazione secolare di cui parlava un economista americano degli anni 30, cioè una fase proprio di blocco dell'economia su scala mondiale, naturalmente con delle notevoli differenze fra un paese e l'altro, un'area e l'altro, un blocco e l'altro, ma in cui si cerca ciascun blocco, ciascun paese di scaricare sull'altro questa crisi di stagnazione che poi in Europa rischia di diventare una vera e propria deflazione. Allora volevo chiederti, Presidente, sullo sfondo globale che tu ci hai descritto, effettivamente c'è il rischio di essere entrati in una fase di stagnazione di lungo periodo, oppure si tratta di una botta di pessimismo? Ma ho letto molto attentamente questo articolo di Summers, dici quello ultimo su Foreign Affairs, articolo bellissimo tra l'altro. E beh, mi fa pensare, perché vedete, è cominciato un calo un po' dell'economia mondiale, non ancora stagnazione, perché saremo intorno al 3% di sviluppo globale del mondo, non c'è da essere allegrissimi, ma insomma ancora
però con dei grandi messaggi di stagnazione nei paesi, in Europa e negli Stati Uniti, come pericolo, anche se ancora si è al 2%, ma si sta alleggerendo. E vedi, perché sono preoccupato? Perché questo sta avvenendo dopo alcuni anni in cui le banche centrali hanno pompato denaro nell'economia in modo del tutto inimmaginabile. E l'economia non si muove, questo che mi preoccupa, no? Perché abbiamo già l'esempio giapponese che da 20 anni pompano denaro e vanno in deficit, ma l'economia non si muove. E mi ha fatto impressione, se volete, per alleggerire anche questo discorso, un articolo del Wall Street Journal della settimana scorsa, in cui dice che l'industria, l'unica industria che va grandiosamente in boom in Giappone è quella delle casseforti, perché con tassi di interesse negativi la gente si prende i contanti e lo mette nella cassaforte. Allora voglio dire, come fai a non tenere presente il problema della stagnazione quando ti viene un articolo di questo tipo, no? Allora, adesso io penso che le banche mondiali più di così non possono poi pompare, magari la prossima riunione della Banca Centrale Europea darà un po' di più quantitativamente, ma insomma, quando siete sotto zero poi non si va poi più di tanto. E allora ho cercato di vedere che rimedi ci possono essere. Io ho una convinzione, se volete, anche la mia formazione, se volete, cattolica o come volete che sia, ma io penso che questa stagnazione abbia una derivazione fortissima dall'iniqua distribuzione del reddito, perché con la finanziarizzazione dell'economia, l'abbassamento della progressività delle imposte, tutta una serie di argomenti che dovremmo farci una giornata e oggi non vi elenco, ma c'è dagli anni 80 a oggi una distribuzione del reddito con distruzione delle classi medie, che erano classi che più consumavano, anche per le nuove tecnologie, quegli accidenti lì che tu usi adesso, che portano centinaia di migliaia di sono licenziate quasi tutte le segretarie in Italia, i disegnatori, tutto. Allora tu hai una divaricazione nella rete e la grande ricchezza per la finanziarizzazione dell'economia, per tutti questi eventi, va nelle categorie che non consumano, perché quando ne hai tanti non puoi più consumare. Allora io credo veramente che noi riconduciamo a maggior equilibrio l'economia mondiale, oppure non usciamo da questa stagnazione. Ti ripeto, può darsi che sia un contenuto moralistico in quello che dico, ma io, vedendo tutti i dati che ho in mano, ne sono profondamente convinto che le cose stiano così. Ecco. Allora occorre quindi una diversa politica dei governi. Occorre dunque, c'è un fatto nuovo, che la distribuzione continua a peggiorare. Le accademie hanno cambiato parere, cioè l'attenzione a questi temi dal libro di Piketty e poi Summers eccetera è diventata molto più forte. Può darsi quindi che questo incida un indomani, e anche Corbyn, il fatto che ci sia Corbyn, cioè, che incide un indomani in un cambiamento di politiche. Ma io ritengo che se noi non ritorniamo a un certo discorso keynesiano e nella distribuzione dei redditi e nell'intervento dello Stato, noi dalla stagnazione è difficile che noi possiamo uscire. Ripeto, mentre su altre cose ti ho risposto in modo assertivo, qui dico sto semplicemente riflettendo attentamente su questi problemi. Io non credo affatto che il tuo accento sulla ineguale distribuzione del reddito sia moralistico, penso che sia molto realistico e non appartenga unicamente alle nostre singole società, ma appartenga al mondo, nel senso che forse per capire meglio questa situazione conviene dare uno sguardo alla demografia, ed è quello che faremo fra l'altro domani con il professor Livi Bacci, e cioè al fatto che se noi osserviamo i trend demografici del pianeta, osserviamo che quelle parti del mondo che sono più povere sono quelle che crescono di più in termini di popolazione. Quindi c'è un meccanismo, mi viene da dire quasi spontaneo, di accrescimento delle ineguaglianze da
fattori di fecondità, da fattori demografici. Come si vede da questa tabella, noi oggi siamo quasi 7 miliardi e mezzo di persone, ma in Africa ce ne sono 1 miliardo e 186 milioni, queste sono proiezioni mediane delle Nazioni Unite. Beh, qui noi a metà del secolo avremo un raddoppio della popolazione africana, quindi 2 miliardi e mezzo, e una addirittura quadruplicazione alla fine di questo secolo. Purtroppo l'argomento non interessa noi stessi, eventualmente i nostri nipoti, ma non si sa mai. Giusto, Presidente. Ma mi pare interessante osservare questa progressione demografica, soprattutto alla luce della non progressione o anzi del declino demografico dell'Europa. Come vedete, si scende di un centinaio di milioni e soprattutto questi 700 milioni che siamo, compresi i russi e ucraini, che ne dicono i nostri amici polacchi, beh, questi 700 milioni sono essenzialmente persone di una certa età, a differenza invece delle popolazioni giovani, anche perché purtroppo lì la vita è molto più breve, dell'Africa o di altre regioni meno svantaggiate, più svantaggiate. Però vorrei concludere questa nostra conversazione, Presidente, tornando all'Europa. Abbiamo già parlato di Europa in rapporto alla crisi ucraina, al rapporto NATO-Russia. Vorrei chiederti, visto che fra l'altro il tuo impegno anche politico e di vita in Europa è stato molto intenso, di spiegarci com'è possibile che siamo arrivati a questo punto, cioè a un punto in cui per esempio i singoli paesi europei, alcuni dentro l'Unione e altri fuori, alcuni dentro Schengen e altri fuori, erigono delle barriere per scaricare sul vicino la pressione migratoria, in cui per esempio sulla crisi russa, ma anche sulle crisi libica, medio orientali, si va abbastanza ognuno per conto suo. Com'è stato possibile, rispetto a qualche anno fa, rispetto anche alla tua presidenza della Commissione, arrivare a questo punto? È un fatto che si poteva prevedere ed eventualmente come se ne può uscire? No, non si poteva prevedere, no. Io ho finito la mia commissione nel 2005 e avevamo fatto l'allargamento, l'euro fino alla crisi ha retto bene, c'era questo senso di un'Europa che avanzava. Poi è intervenuta l'Europa della paura. Ogni paese, per combattere i populismi interni, ma soprattutto, vedete, è passato il potere dalla Commissione, organo sovranazionale, al Consiglio, organo rappresentante dei singoli paesi, e in Consiglio ogni Presidente ci va per i suoi interessi nazionali o addirittura personali, e non è assolutamente vincolato da una situazione di solidarietà europea. E questo rende impossibile rende impossibile il progresso, no? Perché tutti accorciano la loro visione alle prossime elezioni. Se prendete il caso greco, quando è scoppiato, intendiamoci, la Grecia ha imbrogliato vergognosamente, ha imbrogliato anche perché i tedeschi e i francesi hanno proibito a me, quando ero Presidente della Commissione, di stabilire la Corte dei Conti europea che controllasse i bilanci. Non l'hanno voluto, dicendo che era un problema nazionale. E i greci lo hanno interpretato come un problema nazionale e hanno imbrogliato alla grande. Però quando è scoppiato il bubone erano 30 miliardi di euro. C'erano però, dopo 3 mesi, le elezioni nel Nordrhein-Westfalen, la Merkel non ha voluto prendere nessuna decisione. Nel frattempo la speculazione ha giocato, quando 3 mesi dopo è stata presa la decisione, i 30 miliardi erano diventati 300. Questo è il problema. Per cui è interessantissimo vedere questo aspetto dal punto di vista cinese, no? Diceva un ministro degli esteri del Partito Comunista Cinese, dice, ma come fate voi a governare i vostri paesi? No? Avete le elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali, europee. L'ho interrotto dicendo, ma ci siamo affezionati, insomma, no? E ho risposto, magari ci arriveremo anche noi, ma stia attento, e qui cominciava l'analisi seria, no? Che tocca l'Europa, stia attento perché con le opinion polls e con tutte
le analisi demoscopiche, ogni piccola elezione di un comune piccolissimo diventa di importanza nazionale. E voi accorciate sempre più i vostri orizzonti, mentre i problemi, le pensioni, la scuola, eccetera, sono tutti problemi cui i risultati buoni arrivano dopo 5 anni, 10 anni e così via. Se questo vi massacrerà. Questo è un problema che io quotidianamente mi pongo sulla nostra Europa, no? Proprio perché ognuno pensa al suo problema nazionale. Però, Presidente, questo è anche normale, nel senso che ciascun Presidente poi non è che viene eletto dagli europei, ma viene eletto dai suoi connazionali. Certo. Quindi si pone un problema evidentemente di rapporto fra la democrazia e le istituzioni europee. Cioè... Certo, però questo ha fatto perdere il senso della missione dell'Europa, cioè capisci, io so, chi mi ha sentito altre volte sa che lo ripeto continuamente, sono banale, ma quando vado dagli studenti a spiegare l'Europa, no? Visto che ormai quando parlate di pace, delle conquiste avute, non importa più niente a nessuno, no? Perché la pace viene ritenuta come un fatto assolutamente garantito dalla nuova generazione, no? Mi viene a parlare di pace, professore, ma stia zitto, no? Allora io dico, ma con questa frammentazione dove andiamo a finire, no? E spiego, dico, la nostra Italia, noi nel Rinascimento, i nostri stati italiani erano i leaders in tutto, nella banca, nelle armi, nella pace, il reddito più alto del mondo era in Cina o in Toscana, ma quello era un altro mondo, dicono gli storici economici, e è avvenuta la prima globalizzazione, cioè la scoperta dell'America e la globalizzazione. Gli stati italiani non si sono messi assieme, nessuno più era capace di costruire le caravelle sufficienti per i nuovi traffici e l'Italia è scomparsa per 4 secoli dalla carta geografica. Dico, guardate che oggi siamo nella stessa situazione. Gli stati europei, compresa la Grande Germania, non possono essere da solo artefici della globalizzazione e non possono essere i costruttori delle caravelle. Cosa sono le caravelle? Sono le grandi reti, Google, Apple, Alibaba, eBay, sono tutti americani e cinesi. E fra poco noi, fuori da questo, siamo finiti. Questo è il senso della storia che noi dobbiamo capire. Noi siamo finiti. Perché? Non siamo assolutamente spiazzati di fronte a quello che di nuovo avviene al mondo. Ripeto, insisto, come quando Catone, il censore, diceva portare dei fichi in Parlamento, questi vengono da Cartagine, no? E portava sempre dei fichi in Parlamento perché si capisse che c'era il rischio vicino. Noi siamo in questa situazione, non ce ne rendiamo conto che quando facciamo l'abbonamento dell'iPad il 30% va alla Apple, non ce ne rendiamo conto che noi non abbiamo più in mano le caravelle del futuro. Ecco, questo è quello che dobbiamo capire noi europei. Io non so se i tedeschi pensino di poter fare da solo, non lo so, ecco. Ma se lo pensano si sbagliano. Beh, non so se lo pensino, ma in parte già lo stanno facendo, nel senso che per esempio il modo in cui hanno rivoltato l'euro e lo hanno reso consono alla loro visione dell'economia è qualcosa di fattuale. Con il risultato che la Germania esporta deflazione anche verso il nostro paese ormai. Quindi credo che ci sia anche una questione tedesca che debba essere affrontata. I tedeschi sono bravissimi nel mantenere il profilo basso, poi ogni tanto però perdono il controllo di questo profilo e allora lì ci sono dei problemi. Certo, quando la Cina aveva un surplus del 6% nel commercio estero, dicevamo che erano criminali e rovinavano il mondo. La Germania ha l'8% di surplus, quindi... Voglio dire, non è un piccolo paese, non è grande come gli Stati Uniti o come la Cina, ma non è certo un piccolo paese. Nell'ambito dell'Europa questo esporta ovviamente deflazione e così via. Ma perché, secondo me, forse hai ragione tu, pensano forse di poter farcela nel nuovo mondo globalizzato. Non lo so, ecco, io penso di no, io penso che solo l'Europa possa farcela, a fare le nuove caravelle. Insomma. Guardate che è un dramma perché
lasciamo passare la storia. Guardate, quando ci fu la guerra in Kosovo, non esistevano queste reti, esisteva però già il GPS, no? E gli americani, penso giustamente, lo hanno sospeso per un po' di tempo, lo hanno reso più indefinito, no? E allora arriva la Presidente della Commissione Europea, la prima cosa che dico, qui bisogna fare un sistema europeo, il Galileo. Fu lanciato il Galileo e la Gran Bretagna costa troppo, probabilmente ispirato, poi anche la Germania, ma questo non si fa. Allora dico benissimo, abbiamo un accordo potenziale con i cinesi, loro pagano e noi diamo la tecnologia. No, non si può per motivi strategici militari. Morale della favola, i cinesi hanno 16 satelliti in cielo, noi ne abbiamo 4 che funzionano, altri che sono lì in via di prova, e arriveremo ad avere chissà quando un sistema tardivo e così via. Allora, voglio dire, anche delle cose più essenziali, noi stiamo perdendo il contatto con la storia. Non posso essere ottimista a vedere un cambiamento, ma almeno diciamo come stanno le cose. Poi verrà una nuova leadership, non lo so, insomma ci sarà il momento della crisi in cui ci accorgeremo che abbiamo sbagliato, se no faremo come l'Italia e scompariamo per 4 secoli dalla carta geografica. Questo è quello che io penso con onestà intellettuale su il momento in cui viviamo. Noi abbiamo rubato il titolo di questo nostro festival a Papa Francesco e vorrei concludere su di lui. Papa Francesco si è autodefinito un furbo e credo che vada preso alla lettera, ma nella sua furbizia è anche un fine diplomatico e ha, mi pare, una strategia geopolitica dal suo punto di vista piuttosto peculiare. Mi ha colpito, e non so come la vedi tu, Presidente, mi ha colpito la sua capacità di legare diversi fronti. Lui è stato artefice di un incontro che non era mai avvenuto in 1000 secoli con il capo della Chiesa ortodossa russa, guarda caso a Cuba, cioè in un'isola che fino a ieri era reietta dal resto del mondo. È stato autore di una apertura alla Cina che ancora adesso deve concretizzarsi, ma che sta in qualche modo determinandosi. È un Papa che si sta dando parecchio da fare per aprire delle porte del dialogo fra paesi che fino a ieri si guardavano in cagnesco. Come valuti tu complessivamente per ora sotto il profilo della sua realtà di essere, oltre a un pontefice, un capo di Stato, l'attività geopolitica di Francesco? Secondo me ha esercitato il soft power, come si usa dire in termine tecnico, nel modo più incredibile, non avrei mai pensato, cioè è riuscito veramente ad avere, ad esempio, l'appoggio americano nell'incontro di Cuba, no? Che di per sé stesso è una cosa impressionante, ecco. E ha reinserito la Chiesa come elemento cardine, non dico solo della pace mondiale, ma diciamo del soft power mondiale, no? Di quello che non è potere militare o potere economico, ma è di autorità morale. Su questo non c'è alcun dubbio che si è senza precedenti nel mondo contemporaneo, si è senza precedenti. Non so se riuscirà a concludere con un accordo con la Cina, che resta sempre come dimensione il problema quantitativo più grande, ma certamente si è piazzato nella strana situazione che se conclude l'accordo con la Chiesa ortodossa non viene accusato di essere filo russo, cioè riesce a distinguere, a far distinguere un'autorità morale e di richiamo alla pace
da un semplice gioco di potere temporale come sarebbe stato il vecchio Stato Pontificio. Questa è la sua arte. È pur sempre un gesuita poi alla fine, quindi insomma, un certo uso di mondo ce l'ha. Abbiamo fatto una galoppata a 360 gradi attraverso alcuni dei pezzi di questa guerra mondiale che speriamo tutti di evitare e che approfondiremo ancora ulteriormente nei prossimi giorni. Adesso avremo un momento di visita della mostra della cartografia di Limes, la mostra sull'orlo del mondo curata da Laura Canali che è qui in Sala Liguria. Alle 21 vi ricordo l'appuntamento con i nostri amici siriani e iracheni che ci porteranno direttamente dal fronte una testimonianza del fronte in questo momento più caldo di guerra, ma io vorrei soprattutto ringraziare, credo a nome di tutti voi, il presidente Romano Prodi per essere stato qui con noi e per averci illuminato. Come diceva il ligure Fantozzi, troppo buono lei. Un attimo di attenzione, prego. Poiché l'uscita sarà consentita dalle due sale, sarà consentita solo dal fondo, cioè dalle porte alle spalle del tavolo dei relatori, vi invitiamo ad uscire da quella parte. Chi invece vuole proseguire con noi questo viaggio nella geopolitica potrà accedere alla Sala Liguria e alla mostra delle carte di Laura Canali passando dal loggiato, altrimenti per l'uscita solo dal fondo del salone. Grazie.